fiamma al giorno, energia del 14 di novembre. Scegliete la vostra variante, sole, cristallo di rocca, luna. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 14 di novembre per tutte le tre varianti. Ok, qua c'è il senso di andare ad accogliere totalmente quello che state manifestando nelle vostre relazioni. Attenzione, perché c'è un motivo per cui state manifestando quello che vedete nella vostra realtà riguardo alle relazioni. C'è un... Sì, il senso dell'accettazione. Che cosa vi sta mostrando? Qual è ciò che crea il movimento... Ciò che crea il movimento in questa situazione, che potrebbe essere anche di stallo, ma potrebbe anche essere una situazione piacevole. Guardate quello che vi sta accadendo, perché c'è un motivo per tutto, un motivo per capire che cosa sta accadendo nella vostra situazione d'amore. Accogliete totalmente quello che è la vostra realtà in questo momento. Ecco, il senso dell'accoglienza, che è anche il senso di uscire da una ferita di rifiuto, mi raccomando, di se stessi. Come stanno dicendo, se ci sono situazioni di bambini, ecco, siate... tirate sulle energie, perché qualcosa di bello sta per accadere. Se invece è una situazione in cui i bambini non c'entrano, c'è proprio uno sblocco, c'è una maturazione proprio nell'accoglienza di tutto quello che è ciò che sta accadendo nella vostra vita. Andate a vedere, a mettere dei punti fermi sull'ascolto, sull'essere testimoni della vostra realtà, perché qua mi stanno dicendo: lo spirito crea la materia. Nel momento in cui accogliete tutto quello che arriva, saprete a che punto sarete della vostra energia, che cosa state nutrendo interiormente. Ecco, questa mi è rimasta in mano, io la prenderei. Oh mamma, ok, sta cadendo le cose. Ok, qua c'è uscire da delle dinamiche di schemi per andare oltre le aspettative, tutto quello che possono essere le cose ordinarie. Entra nella tua sovranità per uscire da situazioni di blocco, di situazioni un po' come quando ti trovi in una terra di mezzo, quando sei in un limbo. Ecco, per uscire da situazioni karmiche devi uscire dall'ordinario, devi entrare nella tua sovranità, e allora tutto questo creerà un nuovo portale che si apre. Quindi il lasciare indietro il passato dipende proprio da quanto sei nella tua energia, nella tua sovranità, e non nella dipendenza. Vediamo un po', o nella paura o nelle ferite, queste sono un po' troppe. Vediamo un po'. Ok, quindi si potrebbe voler dire che in realtà la situazione in cui vi trovate può essere una situazione di distacco, di separazione, in cui ci sono ancora delle ferite riguardo a situazioni di schemi, blocchi, o derivati da situazioni del passato, o derivati proprio appunto da programmazioni che possono essere programmazioni limitanti. Quindi entrate nella vostra sovranità, uscite dall'ordinario, uscite da quelli che sono gli schemi, i blocchi del passato, perché questa situazione di separazione appunto potrà sbloccarsi, proprio perché c'è questo portale che si apre. Qua mi stanno parlando di fiamme gemelle, quindi mi raccomando, questo era un po' più specifico per le fiamme gemelle. Poi però, ovviamente, se vi risuona, ha una vibrazione diversa, perché le fiamme gemelle sono completamente diverse dalle altre relazioni, può anche essere valido per voi. E qua mi stanno dicendo: quieta la vostra mente, la tua mente, dai luce, acquisisci la luce, vai a risplendere, esci dalle situazioni di schemi mentali, perché questo darà i frutti che tu desideri. Frutti, mi è anche uscito questo, di sblocco di situazioni di relazione. Quindi è importantissimo proprio uscire dalle dinamiche della mente, entra nella luce dell'anima, lì si sblocca tutto. Come fai? Andando a fare il lavoro sulle emozioni, che io dico costantemente e instancabilmente di fare. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora. Ah, ok, qua ci stanno dicendo, probabilmente situazioni di blocco sono anche date da situazioni proprio familiari che bisogna andare a guarire. Ok, questa situazione richiede di credere e avere fede.
potrebbero essere anche situazioni che vi stanno bloccando non solo nelle relazioni, ma anche nelle situazioni lavorative o anche finanziarie. Quindi sì, uscite dalle dinamiche della mente. La luce c'è, lo sblocco arriva se entrate a vedere che cosa vi sta bloccando, quali sono le ferite, le paure che vi stanno bloccando in tutti gli ambiti della vostra vita. Probabilmente arrivano da situazioni di programmazione, di schemi da cui vi dovete affrancare della mente, infatti. E qua mi sta dicendo, entra nell'energia per creare la tua realtà. Lo sblocco arriva nel momento in cui entri a essere testimone della tua anima, della tua energia e ti allinei all'anima. Lì accadono i miracoli.